Buongiorno ragazzi, benvenuti su Dream Makeup. Andiamo subito al lavoro. Applico un primer, in questo caso Rouge Dapper Makeup di Neve Cosmetics. Ora che il nostro primer occhi si è asciugato, vado ad applicare una base su tutto l'occhio. In questo caso utilizzerò una pastello di Neve Cosmetics che si chiama Piuma. Ora vado ad aiutarmi con Coco, che è un ombretto bianco della palette Elegantissimi di Neve Cosmetics, e lo vado naturalmente ad applicare soltanto nella piega e sull'arcata, perché è lì dove effettuerò maggiori sfumature. Invece sulla palpebra mobile non applico Coco perché voglio che mi rimanga questa base abbastanza cremosa per far aderire meglio l'ombretto che ci metterò sopra. Ok, ora inizio a creare le mie sfumature. Vado a prendere Noisette ed ovviamente la vado a mettere nella piega e la sfumo per bene. Una volta sfumata Noisette, vado a dare ancora un pochino di profondità e vado ad utilizzare Peluche sempre nella piega. Ora invece vado a dare maggiore profondità allo sguardo e vado ad applicare Espresso, che è un marrone parecchio scuro, nella piega. Lo applico con un pennellino abbastanza piccolo e poi lo vado a sfumare. Ora invece mi occupo della palpebra mobile e vado ad applicare Etoile, che è tipo un bianco panna abbastanza scimmeroso, se così vogliamo chiamarlo, o meglio, satinato. Ora invece vado ad applicare Versailles, che è un pigmento di Neve Cosmetics in polvere libera, con il pennello Azure Shadow, al centro della palpebra mobile. Applico ovviamente il pigmento bagnato. Adesso vado a riprendere Noisette e vado un attimino a intensificare la piega. Sull'arcata sopraccigliare invece vado ad applicare Butterfly per illuminare il trucco. Ora invece vado a prendere una comunissima matita nera e la vado ad applicare all'interno dell'occhio. Ora invece vado a prendere un'altra matita nera, in questo caso sarà una matita nera un po' glitterosa, e la applicherò sulla rima inferiore esterna. Ora vado a prendere Black Sheep, che è una cialdina nera della palette Elegantissimi di Neve Cosmetics, e vado a fissare il mio nero sulla rima inferiore esterna. Ora che il trucco occhi è quasi completato, quello che andrò a fare sarà applicare il mascara, applicare l'eyeliner e poi applicare, se riesco, delle ciglia finte. Tutto questo procedimento naturalmente non lo farò con la videocamera accesa, perché come vi avevo già detto in precedenza, per riuscire ad applicare l'eyeliner dovrei girarla completamente verso di me e stare molto più attenta. Comunque sia, nell'info box vi lascerò un link di un video che ho fatto io su come applicare l'eyeliner. Finisco tutto quanto e ritorniamo subito. Ho applicato le ciglia finte, ho optato per un paio di ciglia finte di Elf che erano tipo naturali, poi le ho messo un pochino a posto le sopracciglia e poi niente, ho applicato l'eyeliner. L'eyeliner che ho applicato ovviamente è stato uno Elf in gel e sopra l'ho ripassato con un eyeliner in penna di Barry M. Ora naturalmente vado ad occuparmi del viso. La prima cosa che faccio è applicare il fondotinta. Io ho optato per un fondotinta di Bottega Verde nel colore nocciola. Come cipria vado ad applicarle Illuminismo di Neve Cosmetics e Illuminismo la utilizzerò proprio su tutto il viso. Come blush le applicherò Bikini, che è una cialdina della Blushissimi, sempre di Neve Cosmetics, e utilizzerò un pennello di Real Techniques per applicarlo. Ora che ho applicato il blush vado ad occuparmi delle labbra. Le labbra resteranno piuttosto nude e applicherò su di lei la pastello di Neve Cosmetics Amore Pink.
esplora. Ah, ok, no, niente, non esplorare più. Ah, beh, sì, va bene così.